Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nostri video. Ciao a tutti ragazzi! Oggi siamo qui con un pacco a sorpresa. Esatto, e tra poco vedremo cosa c'è dentro, ragazzotti. Prima di questo facciamolo un saluto, ragazzi, facciamo un saluto al nostro caro Giovanni. Sì, e salutiamo anche Gerardo, Clara e Fabio, Ivan e Emiliano, e penso che abbiamo salutato un po' tutti e quindi andiamo avanti. Allora ragazzi, questo pacco ci è arrivato, non ci è arrivato personalmente, è di un nostro caro amico che ringraziamo naturalmente, lo chiameremo Mr. X per la sua identità, quindi ciao Mr. X. E niente, adesso vabbè, già lo sapete cosa c'è perché naturalmente lo scriveremo nel titolo, quindi sapete cosa c'è dentro. Quindi c'è la versione Clitoris di... Forse no. E invece sì ragazzi, perché altrimenti non scriveremo cavolate nel titolo. Vabbè, a parte questo piccolo... questa piccola insomma... mia perla di saggezza. Chiamiamola perla di saggezza, ragazzi, non ho idea. Comunque dai, passiamo subito all'apertura del pacco, così vediamo subito cosa c'è dentro e per questo naturalmente cambiamo inquadratura tra un po'. Eccoci qui ragazzi, naturalmente abbiamo messo il foglio di carta per coprire il nome di, come abbiamo detto prima. Esatto, come vedete il pacco non è proprio in condizioni fantastiche. Fastico, ragazzi, questo significa, adesso quando lo apriamo vediamo, che probabilmente c'è poco imballo dentro e quindi come la scatola prende un urto si ammacca. Esatto, comunque adesso lo apriamo e vi facciamo vedere cosa c'è dentro. E ecco perché, non per vantarci, i nostri pacchi dentro ne mettiamo di tutto per evitare che la scatola arrivi danneggiata. Pluriball, patatine e cosine varie. Esatto, ci vediamo tra un po' e vi facciamo vedere il contenuto. Allora ragazzi, una volta aperto il pacco abbiamo deciso intanto di spingere i faretti perché la luce diretta ci sembra troppo forte quando la facciamo, forse dovremmo allontanarla, quindi fateci sapere se vi va bene l'inquadratura così, anche che abbiamo la finestra aperta quindi un po' di luce arriva. Sì, comunque dentro la scatola troviamo, guardate ragazzi, questo fantastico, ma non vi preoccupate, poi adesso lo apriamo. Leviamo il pluriball. Intanto ecco, diamo e leviamo il pluriball e poi abbiamo una seconda scatola. Dove c'è? Ecco, ve lo facciamo vedere forse un po' meglio. Comunque le scatole sono buone, diciamo così, sono arrivate in condizioni, hanno resistito nonostante il pacco esterno sia stato un po', diciamo così, trattato non proprio benissimo. Ci siamo passati sopra con la macchina. Niente ragazzi, adesso togliamo il pluriball, apriamo le scatole e vi facciamo vedere cosa c'è dentro. Allora ragazzi, apriamo subito, l'apriamo qui con voi, volevamo tagliare, però abbiamo deciso di non tagliare e tiriamo fuori questo. Oh mio Dio, non e vedete, voi penserete, oh mio Dio, cosa c'è arrivato? Qui ci sono, vedete, forse le mani, ragazzi, e praticamente adesso il corpo sta qui dentro, ragazzi, è bellissimo. Non so perché la Clitoris faccia questa cosa, forse praticamente non possono venderlo in altro modo, non lo sappiamo questo. Però è bellissimo, con la maglietta dell'Argentina, ragazzi, o di una squadra simile. E adesso abbiamo la scatola, così ve lo facciamo vedere meglio. Intanto vi facciamo vedere anche il contenuto della seconda scatola. Dateci un attimino. Adesso ragazzi, abbiamo anche la scatolotta, la seconda, dove dovremo trovare l'armatura. Stiamo parlando naturalmente, ragazzi, perché forse non l'abbiamo ancora detto, anche se c'è nel titolo, di Jabu dell'unicorno. Intanto vediamo che è uscita subito, oddio, una basetta che non è proprio il massimo, però un po' rovinata. Adesso un po' rovinatina, però vediamo di solamente pulirla. Sporca, no ragazzi, è sfragnata proprio, tutta graffiata, non è ok buona. Togliamola la inquadratura. E qui abbiamo i restanti pezzi dello schermo, ragazzi. Sì, dello schermo, dell'armatura. Ma così certo non è l'aspetto di quando
Tanto qui non capiamo perché c'è. Ragazzi, come detto, è un pacco che ha comprato un nostro amico, perché noi non vendiamo. No, questo ragazzi non lo trovate da noi, ve lo stiamo solo facendo vedere così per curiosità e per vedere poi alla fine il risultato finale. Sì, anche perché per quanto riguarda i cavalieri trattiamo solo Bandai. Esatto, ragazzi. Allora, facciamo un riepilogo. Forse non è che troviamo le mani, questo corpo, questa armatura, i pezzetti alla fine del totem, credo, non lo so. E abbiamo due gambe. E abbiamo le gambe. Quindi adesso, ragazzi, tagliamo e vediamo di montare il tutto. Ci sentiamo, anzi, ci vediamo tra un pochino. Allora, ragazzi, una volta aperto, praticamente, ops, una volta aperta la divisa, ci ritroviamo la prima parte del corpo del Mitte. Vedete, era messo così. Stava all'interno e le gambe cicciottose le andiamo a togliere, perché le gambe cicciottose le abbiamo nella bustina. Allora, ragazzi, ecco il corpo con le gambe montate, naturalmente. Devo dire un po' rigidino, nel senso, però molto rigidino, ragazzi, nei movimenti. Vabbè, ma forse quello magari è perché giustamente l'abbiamo appena messo, non lo sappiamo. Adesso abbiamo, che non ve l'abbiamo fatti vedere, ragazzi, i vari volti. Beh, lì si sono fatti bene. Ricordiamo, stiamo parlando di Jabu. Non è male, ragazzi. Questo con gli occhi chiusi magari un po' meno. Non lo so, sono diverse le espressioni. Queste sono le istanti, vabbè, le parti della testa, ragazzi, adesso andiamo a montare e vediamo un po' il risultato. Ricordiamo che questo è un modello X, praticamente, che naturalmente non troviamo originale, non troviamo della Bandai. Quindi questo neanche si può definire forse fake, in quanto è proprio un prodotto, diciamo, che non c'è. Vabbè, ragazzi, ve l'abbiamo fatto vedere, dai, questo è il pupazzetto, adesso montiamo questa benedetta armatura e anzi magari vi facciamo vedere come sono fatti i pezzi, un attimo. Allora, ragazzi, questo è l'elmo, naturalmente l'elmo in plastica, però vedete è fatto molto molto bene. Ho fatto un pelletto sul dito. Molto leggero, naturalmente in plastica, come tutti gli elmi dei cavalieri, anche questo qui. Però, diciamo così, la sua realizzazione, vedete anche la verniciatura, è molto pulita. Vediamo il resto. Vediamo un po', questo qui è, ops, eccolo. Un avambraccio, questo in metallo, ragazzi. Quindi l'armatura è in metallo, nelle sue parti fondamentali, naturalmente, come gli altri Mitte. E anche qui, ora il colore non so se rende dal video, però secondo me è un lilla molto chiaro, tipo un glicine. Esatto. Forse l'avrei fatto un tantino. Vediamo il paragioielli di famiglia, ragazzi. La cintura di castità. Anche qui vedete molto ben fatta, non vedo sbavature, molto ben fatta, ragazzi. Vediamo anche la parte del busto, vedete, devo dire che per non essere Bandai è fatta molto bene, anzi ultimamente la Bandai, diciamo che sta un po' un po' lasciata desiderare. Invece qui devo dire che non, finora, a parte la basetta iniziale, che devo dire sono rimasto soddisfatto. Il nostro Mister X credo che ha fatto proprio un bel acquisto. Vabbè, ragazzi, montiamo l'armatura sul personaggio e ci sentiamo tra un po'. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo acceso il faretto per farvi vedere un po' meglio.
Allora, l'armatura è tutta in metallo, come detto, naturalmente tranne l'elmo, che è in plastica. Sì. E la sua qualità, diciamo, ecco, vedete, facciamo su e giù, non si piega nulla, quindi è molto molto rigido. Buono questo. E la qualità a me sembra abbastanza buona. Diciamo che potevano fare meglio un pochino di più le mani, perché sì, l'unica cosa, ecco, l'unica cosa forse le mani, cura zero, non ve ne mostriamo una così per esempio, però ragazzi è fatto benissimo e dovete pensare che non c'è l'originale, cioè nel senso l'originale non c'è quello di marca Bandai. Ora vediamo, ecco, vedete, vediamo se riusciamo a mettere un po' a fuoco. Diciamo che la qualità delle mani cala un po', però nel complesso, ragazzi, nell'insieme ragazzi, cioè ora io non so quanto lui l'ha pagato, è un gran mit secondo me. Ma sai, giusto forse ecco questa parte di dietro dove rimane un po' una volta, perché dobbiamo naturalmente per montare la parte di dietro dobbiamo togliere i capelli e non c'è una parte, diciamo così, una parte solo bassa, il ciuffetto solo basso non c'è, mentre c'è il ciuffetto solo davanti. Quindi, giustamente una vetrina lo mette, però tanto in vetrina ragazzi va così se lo mettete con l'elmo e quindi non si vede molto. Però ecco, non lo mettete di profilo perché già il problema inizia, perché guarda, metti di profilo, il problema lì comunque si vede, sì. Dovete metterlo, diciamo, chi lo compra deve metterlo puntualmente. Quindi ragazzi, io sono rimasto piacevolmente soddisfatto da... Ma sai il costo? No, ora non so precisamente il costo, ma non credo sia eccessivo. Ma il discorso più che altro è che di questo noi non abbiamo una controparte originale e da quello che abbiamo potuto vedere la Great Toys farà tutti quanti i bronzini in versione X, ovvero così, quindi troveremo sia Jackie dell'Orsa e tutti gli altri con in versione X, cosa che non c'è nella versione Bandai. Però quando, se poi la Bandai dovesse decidere di farli? Ma è probabile, perché la Bandai vedo che a volte usa proprio queste case, diciamo così, parallele, proprio per vedere com'è un po' l'andamento di mercato, quindi potrebbe anche svilupparsi una situazione del genere. Non lo sappiamo. Un attimo ragazzi, per farvi vedere come stanno vicino, ecco, un Midcloth X della Bandai, questo qui che è della Great Toys, vedete, le altezze ci siamo, sono loro, e vicino, diciamo così, rendono abbastanza bene. Ora certo, non potremmo mettere questi vicino ai V1, in quanto i V1 sono più bassi, però nella serie X invece la loro altezza è proprio quella corretta. Sì. Ragazzi, comunque, vabbè, naturalmente poi a fine video vi faremo una bella carrellatona con il nostro Giacomo che gira sul nostro disco. E detto questo, ci vediamo tra un pochino con inquadratura normale. Ciao a tutti! Ciao. Allora ragazzi, eccoci qui. Insomma, abbiamo visto che cosa si sono inventati per poter vendere questo prodotto, perché altrimenti molto bello. Sì, si sono evidentemente credo che non possano, perché sennò perché questo non lo sappiamo, anche perché poi non è che è proprio un fake, nel senso che forse non hanno diritti per vendere cose inerenti ai Cavalieri dello Zodiaco al mondo Sant'Isilia, perché proprio fake non è, in quanto non è che è una riproduzione di una cosa esistente, è una prima versione. Cioè, nel senso, un fake che cos'è, ragazzi? È quando voi trovate un quadro rifatto, uguale all'originale, però da un'altra persona. Quindi abbiamo il classico fake o falso. Qui non è che voi trovate la scatola simile a quella della Bandai, però magari il marchio di un colore diverso o cambiato. È proprio un'altra cosa, sì, è un'altra cosa, e è un cavaliere che non c'è nel repertorio ancora Bandai. Sicuramente ci sarà, però per ora non c'è. Quindi fake mi sembra azzardato come termine. E comunque, a parte questo, poi ognuno ha la sua opinione, però eccolo qua ragazzi, secondo me alla fine è un buon mit che ci può stare in una collezione. Sì, perché una volta messo in vetrina insieme ad altri, naturalmente attendiamo anche gli altri bronzini, se il nostro Mister X li prenderà, come noi speriamo, magari se ci fa ancora questo favore, grazie ancora Mister X, e ve li faremo vedere. Comunque dai, secondo me è buono, la Great Toys lavora bene. Guarda, io se devo trovare
due difetti, le mani ci potrebbero mettere un po' più di cura perché sembrano un po' deformate, e in questo caso potevano mettere un ciuffettino biondo per coprire la nuca. Però ecco, a parte questo, e il lemo, è vero che sono tutti in plastica, però avendolo toccato, i piruletti per l'incastro, non lo so, mi hanno sembra un po' leggerino, però una volta un messo, po' delicatino, ragazzi, quindi diciamo una volta messo basta. esatto. Okay. però buono, detto dai. Questo nell'insieme fateci sapere se voi l'avete, se avete mai acquistato marche alternative, se avete proprio questo esemplare, sì. Questo Jab, insomma, così. E cosa ne pensate delle marche alternative a Bandai, ragazzi? A noi, diciamo così, che non dispiacciono, anche se non le trattiamo naturalmente, però crediamo che questo sia un buono spunto per Bandai per magari migliorare, per fare svegliare un po' e per fare insomma dei lavori un po' più celeri e migliori. Sì, anche perché sennò la concorrenza comunque lavora bene, avanza. Quindi lavorando bene è facile che poi dopo si invertono i ruoli, anche perché so che molti di voi sono un po' arrabbiati con la Bandai per la storia, sì. Che fanno poche uscite, poche stampe, e i prezzi è vero sono parecchi aumentati. Certo ragazzi, se le case concorrenti fanno niente di questo, diciamo così, di questa andando qualità, a curare quei piccoli particolari, non trovando limited edition, Tamashii edition eccetera eccetera, ma trovando il pezzo che uno desidera, poi alla fine certo per Bandai potrebbe diventare dura. Sì, anche perché la storia che ci fanno, stampano pochi pezzi, cioè non è che tutti possono, comunque sono cose che costano, certo. Non è che uno bagna il sole, se tu, io so che esce un cavaliere e devo correre perché non ho neanche due giorni di tempo, ma finisce, diventa anche un po', certo, stressante. Io non mi ricordo che prima era così. No. Anche diciamo che è un po' una situazione recente. Gli acquarius li ha sempre collezionati e magari non è che stava come usciva una cosa correva, no. Però poi si andava in negozio e si trovava, certo. Sempre al suo prezzo. Adesso passano due giorni, finisce e ti raddoppiano i prezzi, che è una cosa assurda. Esatto. Detto questo, ragazzi. Vabbè ragazzi, detto questo, speriamo che il video vi sia piaciuto. Lasciate, sì, un pollice in su se vi va. E al prossimo video. Ciao a tutti!